Ciao a tutti i miei cari amici e miei ormai amatissimi fans. In una giornata ormai quasi invernale, un saluto da Lorenz nella veste nella quale mi è sempre appartenuto, dove tutto ha dato inizio. Sono un po' in una versione abbastanza pietosa oggi, che ho un po' male la gola e tutto, e ahimè il mio studio si trova all'esterno sulle sponde del fiume Po, che se volete ve lo faccio vedere che bella, bellissima visuale che ho. Guardate qua. Allora, niente, questo è il bello della diretta. Niente, volevo dare il comunicato ufficiale che la stagione dei video per gli artisti, per promuoverli, è giunta ormai al termine. Per quest'anno è stato un bel 2011, ricco di tante sorprese, avventure, emozioni. Io fino ad oggi, dal gennaio 2011, arrivare in questo periodo qua, ho creato 5 opere su olio quest'anno. Mai così poche come quest'anno, però diciamo che quelle poche che sono state create sono state molto importanti. Una andrà sul catalogo dell'arte moderna della Mondadori, l'altra invece è diventata celebre grazie al fumetto della giacca cibernetica, e altre 3 opere che sono state anche quelle pubblicate me le tengo per la mia collezione privata, perché mi piacciono molto. Cosa volevo dire? Niente, ufficialmente per gli artisti devono molto stare all'occhio, perché ufficialmente sono tornato nel mio studio e con tanta voglia di dipingere, tante emozioni da voler regalare a voi, pubblico, che non vi potete permettere certe opere, ma comunque volendo ce n'è per tutti. Mi potete venire a trovare nel mio studio, io sarò lieto di aprirvi la porta e darvi consigli su quello che è il mondo della pittura, il mondo dell'arte o meno. Cosa volete mai? Io sono una persona che è legata alle proprie radici, alla mia famiglia, alle mie cose, a mia moglie, al mio gatto, ai miei genitori, alla Juve, mi piace il motociclismo e quant'altro. Quello che ha fatto di me Lorenz, oltre a essere stati voi, diciamo che è il talento che è venuto fuori nelle opere. Ma quando uno si chiede, io voglio diventare un artista, cosa devo fare? Ma uno, non siamo artisti. Può dire che, secondo il mio punto di vista, ogni persona ha qualcosa da esprimere, qualcosa da dare, qualcosa da comunicare. Ecco, questa è la definizione giusta di arte. Se riesci a comunicare una cosa che dentro, forse viene fuori. Sono stato definito dalla critica internazionale surrealista. Surrealismo mi si addice come termine, perché ho una visione della realtà che tanta gente non vuole vedere. Comunque, quando la gente si chiede cosa c'è nel mio studio o meno, come fai a fare certe opere, sinceramente mi bastano delle tele, anche piccoline e quant'altro. Cioè, adesso vediamo forse l'inizio di quello che possono essere dei fondali che ho creato. Cioè, Nico, Lorenz, come fai a farlo? Guardate, con questi. E sinceramente vi ringrazio tutti, non smetterò mai di ringraziarvi. E ufficialmente Lorenz è tornato all'opera.
fino a fine dicembre, primi di gennaio, quando passerà, diciamo, il freddo, me ne starò qua a casa. Sono tornato e dopo vediamo con l'anno che verrà riprendere in mano la trasmissione privata e tutto, ma è caduto un quadro, tanto per cambiare. Datevi da fare voi artisti se volete diventare nel Lorenz, e a voi collezionisti, siamo sotto il periodo natalizio, ce n'è per tutte le tasche, ma l'arte deve essere apprezzata da tutti e per tutti. Un saluto ufficialmente da Lorenz, da artista. Ciao a tutti dal mio studio, un abbraccio a tutti da Lorenz. Ciao!